microfono è aperto a chi intende dire, fare delle considerazioni, intervenire o porre anche delle questioni. Ci sono alcune informazioni che però vanno condivise perché sono importanti. Noi siamo qui in questo sito perché qui avverrà l'opera di presa. Tanto per dire come funzionano le cose, in quest'opera di presa, quindi l'ultimo tratto, vedete già gli interventi di escavazione delle ruspe e quanto importante è organizzare, auto-organizzare iniziative con i cittadini, è che proprio in questo momento alcuni cittadini ci hanno informato che sono intervenuti su questo tratto di terreno che è di proprietà di cittadini che sono in questo momento residenti in Svizzera, che non sono favorevoli a vendere il terreno alla ditta e che non sono evidentemente stati compiutamente coinvolti prima che gli interventi avvenissero. Quindi già questo è un passaggio che dà il senso di come procedono queste questioni. L'altro aspetto che va sottolineato è che dove viene realizzata quest'opera di presa, leggermente più a monte, dove voi vedete quelle due persone camminare un po' più in là, dovrebbe essere realizzata l'opera di rilascio di un'altra richiesta di derivazione sul torrente Miss fatta a nome e per conto della ditta N&N. E se questo non fosse sufficiente, se poi qualcuno di voi vuole fare una camminata per un paio di chilometri dopo il ponte, alla confluenza di un altro affluente che si chiama Gosalda, alla confluenza della Gosalda, cioè a monte della Gosalda, ci sarà un'altra opera di derivazione già autorizzata e che le prossime settimane inizierà la realizzazione, che rilascerà le acque dopo la trasformazione, le rilascerà sul torrente Miss. Subito dopo quel rilascio c'è un'altra richiesta di derivazione